PJ Masks Eroi della Notte è un videogioco per bambini e per loro soltanto. Basato sui celebri super pigiamini, non presenta alcun grado di sfida. Assente il contatore del tempo, nessun nemico da combattere o possibilità di game over. Il gioco è estremamente guidato ed interamente doppiato in italiano. Cos'è questo odore? Non sono stato io, lo giuro! Geco, cosa hai fatto? Niente, ho appena detto che non sono stato io. Che cos'è quello? Viene da sotto la città. Non lo so, ma lo scopriremo! I vari schemi si aprono tutti con uno dei mezzi direttamente pilotabili dal bambino, in una sezione scrolling 3D in cui si dovrà cercare di raccogliere le varie monete e passare nei punti di controllo. Potendo anche premere X su Play e A su Xbox per accelerare. Non preoccupatevi però, come detto, non c'è il contatore del tempo, quindi è una pura illusione il fare prima. Da nessuna parte viene indicato quanto tempo ci si metterà, e le monete che faranno poi parte del conto finale dello schema non influiscono sullo sbloccare nuovi schemi. Non ci sono ostacoli che fanno perdere monete, come invece accade in altri giochi. Quindi quelle guadagnate rimarranno fino alla fine. Si passa poi ad un platform bidimensionale a scorrimento laterale da sinistra a destra senza nemici, in cui semplicemente si dovranno ancora una volta prendere le monetine e questa volta anche l'amuleto dell'eroe di turno. I personaggi si daranno il cambio in un ordine predefinito e non alterabile, così come dovranno usare il potere chiaramente indicato dagli altri PJ Masks. Gatto Boy userà la sua velocità e l'udito negli schemi più classici. Cuffetta, tenendo premuto il tasto X, volerà senza mai poter realmente cadere. Geco si arrampicherà sui muri in percorsi poco più che monovia. Passerà davanti a nemici con l'invisibilità o sposterà oggetti pesanti. Lo schema si conclude affrontando il super cattivo di turno, da sconfiggere attraverso un falso quick time event che non potrà essere mancato o sbagliato. Infatti, come per tutto il gioco, darà tutto il tempo che si vuole per premere il tasto chiaramente indicato a tutto schermo. Visivamente risulta apprezzabile per un bambino che riconosce facilmente personaggi e luoghi, anche se tecnicamente sembra essere un gioco di alcune generazioni fa. Risulta ben pulito e con una guidata interazione ambientale. Il videogioco risulta sicuro sia nei contenuti che negli acquisti, infatti non presenta microtransazioni o accesso diretto allo store. Ottimo come prima esperienza di platform, il gioco aiuta a eseguire le azioni di base fondamentali in giochi più complessi,
quali salto e doppio salto, e riconoscere i simboli dei tasti. Infine, individuare attraverso la descrizione del potere quello giusto da utilizzare, sia esso del PJ Mask utilizzato o da chiedere l'aiuto di un compagno super pigiamino. Facilmente giocabile in autonomia da un bambino o bambina di 6 anni, può richiedere invece una minima supervisione dai 4 anni.